Salve popolo del tubo e benvenuti a questo nuovo video. Prima di iniziare, voglio ricordarvi che questo video è conseguenziale a quello del nostro amico ReadyPixel. Se volete conoscere tutta la storia sul nostro eroe Max Payne, vi consigliamo di cliccare qui. Iniziamo. La seconda parte di questa storia si apre con Max che, in seguito alle ferite riportate nello scontro contro la Horn, finisce in ospedale. Nonostante i pensieri negativi associati a disfatta e perdita di famiglia, amici e posizione, Max esce pulito dalle ripercussioni legali delle precedenti vicende grazie all'aiuto promessogli da Alfred Woden come ricompensa per aver eliminato la Horn. Max lascia la DEA, l'antidroga per essere chiari, e ritorna in polizia dove viene coinvolto in una guerra fra bande che vede contrapporsi sue due vecchie conoscenze, il commerciante d'armi russo Vladimir Lem e Vincent Vinny Gognitti, che Max aveva lasciato a morire dissanguato in un vicolo nel capitolo precedente. Per non rendere le cose troppo facili, Max dovrà inoltre affrontare una nuova organizzazione criminale chiamata i Ripulitori, con a capo un uomo misterioso di nome Kaufman. Mona e Max si recano in un edificio nel tentativo di salvare inutilmente il senatore Corcoran, un altro membro del circolo interno ucciso dai ripulitori. Il protagonista riesce ad eliminarli, compreso il loro capo Kaufman, ma entrambi vengono braccati dalla polizia. Lei viene arrestata e lui viene sospettato di favoreggiamento. Questo, dice Max, è il momento in cui nei cartoni animati la gravità aspetta che il coyote realizzi di aver sbagliato prima di farlo precipitare. Fraternizzando con il nemico mi ero spinto troppo oltre. È il momento dei cartoni animati in cui la gravità aspetta che il coyote realizzi di aver sbagliato prima di farlo precipitare. Da qui in poi la situazione precipita progressivamente, portando alla morte di un agente di nome Petersburg, che si scoprirà essere la talpa nella polizia dei ripulitori, e quella della Winterson, collega corrotta di Max, che faceva la sfia per conto di Vladimir Lem. Inutile precisare quindi che dietro questa scia di violenza e morte c'era proprio il russo. Lem e il senatore sono infatti gli unici membri della setta ancora in vita, ed il russo è intenzionato a uccidere Wooden per averne il pieno controllo. Max scopre anche che il senatore, in principio visto positivamente per aver tutelato la sua reputazione, è in realtà il vero artefice del massacro della sua famiglia. Ironia della sorte? Cosa? Come hai potuto perdere la testa per un'assassina che lavora per l'uomo che ha fatto uccidere la tua famiglia? L'amore è proprio cieco. Tutto è soggettivo, le scelte, le risposte, il bene e il male. Wooden, per scaricarsi da tutte le responsabilità e per incriminare la sua rivale del circolo interno, Nicole Horn, fece recapitare nel computer della moglie di Max i file con i dati inerenti al progetto Valhalla, trattati nel primo episodio, e la Horn, per evitare che uscisse tutto allo scoperto, ordinò l'assassinio di sua moglie e della figlia. Dopo uno scontro a fuoco e la fuga di Lem, si apre il sipario sull'ultima ambientazione del gioco, la villa di Alfred Wooden. Lì Mona rivela a Max che è stata assoldata da Wooden per uccidere lui e Vlad, dato che il senatore è intenzionato ad eliminare coloro che erano a conoscenza del circolo interno. Tuttavia la donna non riesce a premere il grilletto perché è innamorata di lui. Subito dopo spunta Vladimir Lem alle sue spalle che la uccide con un colpo di Desert Eagle. L'amore uccide. Non vedevo l'ora che vi uccideste a vicenda. Non potete avere tutto. Ero già stato lì. Tabula rasa. Wooden esce dalla sua camera antipanico e prova a disarmare Lem, che però è più veloce di lui, e lo uccide con due colpi di Desert Eagle allo stomaco. L'ultimo scontro fra Lem e Max vede vittorioso il nostro eroe, che sparando ai sostegni di un lampadario dove il boss si era rifugiato, e ne provoca la caduta e la morte. L'unica cosa che il nostro eroe riesce a pensare è che siamo nati per soffrire, nati per morire per le cose che amiamo, per le persone a cui teniamo.
Tutto questo mentre una delle donne che ha amato si spegne lentamente fra le sue braccia. Un uomo bloccato in un loop di morte da cui solo lui sembra immune. Max, circa 4 anni dopo gli eventi del secondo capitolo, viene mandato in pensione da Jim Bravura e si trasferisce in New Jersey. Subito un flash forward ci catapulta 5 anni avanti in Brasile, dove Max lavora come guardia del corpo per una ricca famiglia brasiliana di nome Branco. Ad un party di beneficenza, un gruppo di malviventi, il Commando Sombra, rapisce Fabiana e Rodrigo, membri della famiglia Branco, ma Payne, aiutato da Passos, conoscente che gli aveva procurato questo lavoro, riesce a salvarli. Pochi giorni dopo, alcuni membri della famiglia Branco, assieme a Payne, si recano in una discoteca in elicottero, guidato da Passos. In discoteca, il secondo tentativo di rapimento da parte del Commando Sombra ha successo. Viene rapita Fabiana, per la quale vengono richiesti 3 milioni di real. Il luogo dello scambio sarà lo stadio dei Galatian. Dopo essere arrivati ed aver consegnato il riscatto, vengono presi di mira da un cecchino che riesce a ferire Payne al braccio. Dopo aver eliminato il cecchino e una squadra di uomini, Payne e Passos raggiungono l'elicottero e riescono a lasciare lo stabile con l'amaro in bocca. Il denaro è andato, ma Fabiana è ancora in mano al Commando Sombra. Per comprendere meglio come Max sia finito in Brasile, ci viene mostrato un flashback in cui Max uccide accidentalmente il figlio del boss locale, essendo quindi costretto ad una caotica fuga dal New Jersey insieme a Passos, che gli consiglia di cambiare aria per un po' e di accompagnarlo in Brasile. Una spada di Damocle sembra pendere sulla testa di ogni singolo componente della famiglia Branco. Payne sarà costretto ad assistere alla morte di ognuno di loro, senza essere effettivamente in grado di salvarli. Personaggio chiave di questo capitolo è il poliziotto Wilson da Silva, che, conscio del potere distruttivo di Max, lo indirizza verso i veri colpevoli degli avvenimenti. Becker, capitano dell'UFE, un ramo di polizia corrotto e violento, è Victor Branco, fratello del capofamiglia Rodrigo, a cui non piaceva l'idea di essere secondo in comando. Con questa rivelazione si apre l'ultimo intenso inseguimento in aeroporto. Becker e Victor sono decisi a fuggire dal paese, ma Payne, scortato nuovamente da Da Silva, si reca in aeroporto, dove ad attenderlo ci sono UFE. Dopo averli eliminati tutti, Payne prende una navetta che porta alla pista d'atterraggio e qui affronta gli ultimi UFE a protezione di Becker, che viene ucciso quindi da Payne. Da Silva trova Max e lo porta presso il jet privato di Victor Branco, che sta ormai decollando quando Payne, all'ultimo secondo, riesce ad abbatterlo. Da Silva fa arrestare Victor Branco, che verrà trovato impiccato in cella una settimana più tardi. Mentre tutte le TV brasiliane danno notizie degli incredibili avvenimenti di cui il nostro eroe è stato ancora una volta testimone e protagonista, quest'ultimo fissa il tramonto vicino Bahia. Mentre fissa il tramonto, il nostro eroe ripensa a tutte le situazioni incredibili che ha vissuto e come quest'ultimo sia riuscito a uscire indenne da queste situazioni. L'ultima considerazione che ci sentiamo di fare dunque è che il suo talento, quindi la sua capacità di sopravvivere davanti a qualunque avversità, ha un unico grande contrappasso, il veder morire tutte le persone che ama. Una vera e propria maledizione che potremmo definire la maledizione di Max Payne. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa vera storia di, in questo caso, Max Payne. Come al solito vi chiediamo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di condividere e di iscrivervi al nostro canale e a quello del nostro amico Ready Pixel, che ha fatto la collaborazione per il primo di questi 3 video. Come al solito vi lasciamo tutte le informazioni nell'info box in descrizione. Detto questo ragazzi, vi saluto e a un prossimo video. Ciao!